quando sono arrivato lì, perché ovviamente il coronavirus ci ha posto anche dei limiti di dove andavamo, perché abbiamo dovuto spostare le date, io ho detto ma vediamo un attimo, e poiché io c'avevo la primavera sempre dalle parti loro, ho chiamato il sindaco di Roccaraso e il sindaco di Roccaraso dice ma perché non te ne vieni un attimo qui a vedere Castel di Sangro? E io mi sono messo in macchina, loro mi hanno ricevuto e devo dire sono rimasto abbacinato da una bellezza che non conoscevo, perché al di là del fatto montano, Castel di Sangro, che sta a 800 e passa metri, ha delle strutture che io ignoravo. C'è un campo di calcio in uno stadio fatto appositamente e diciamo con la possibilità di un'illuminazione con i lumen necessari per la ripresa perfetta delle partite, che è stato progettato per gli europei, se non sbaglio, dell'under 18. E quindi quando io sono entrato lì dentro ho visto uno stadio con le tribune, 7.000 posti a sedere, doppi spogliatoi, tripli spogliatoi, palestre, uffici, uffici per gli arbitri, cioè una roba che dico aspetta, dammi tempo. E io ho detto ma nemmeno al San Paolo abbiamo tutta questa roba qui a Napoli. Sono rimasto veramente impressionato. Ed è quindi per la regione Abruzzo un'occasione incredibile di promozione, di marketing territoriale, di farsi conoscere. Allora, le parole che ha detto il presidente all'inizio sono musica per le mie orecchie, perché io ho sempre creduto, e stiamo investendo su questo, che l'Abruzzo basta conoscerlo per innamorarsene. E purtroppo è poco conosciuto. Negli anni, nel tempo, si è stratificato per troppo tempo una scarsa cultura, una scarsa attività, una poca consapevolezza di questo grande giacimento che possediamo, e non è stato valorizzato, non si è investito sulla promozione. Stiamo invertendo questo trend e cominciamo a raccogliere risultati, ne raccoglie risultati in particolare l'Alto Sangro, che ha avuto la lungimiranza nel tempo di fare quegli investimenti. Certamente per una comunità come la nostra, come il nostro territorio, che è piccolino, è un territorio già conosciuto da tutto l'Interland campano, ma un territorio che oggi forse si presenta in maniera diversa, si presenta come una località blasonata, una località capace di ospitare un club di tale portata. Sarà sicuramente capace di ospitare tutto quanto noi riusciremo a costruire nel tempo, perché il presidente De Laurentiis è stato prudente, ha fatto bene a farlo, ma io mi spingo un po' di più, perché probabilmente quel territorio sarà sicuramente teatro di ulteriori iniziative, di ulteriori attività, di tutto quanto si potrà costruire nel mondo dello sport. E dopo quasi 20 anni di attesa, perché è una storia che inizia nel 2001 con la prima richiesta che viene fatta all'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, abbiamo ottenuto da ENAC l'autorizzazione per allungare la pista dell'aeroporto d'Abruzzo. Sono in corso le progettazioni, entro fine anno andremo in gara d'appalto e per la fine del prossimo anno contiamo di poter consegnare i lavori.